25 maggio è il Santo Baldo Day in America, in Pennsylvania. A Jesup, anche sabato scorso, la festa dei ceri è tornata lungo le strade americane grazie all'attaccamento degli emigrati ogubini che da oltre un secolo, dal 1909, hanno ricreato la corsa per sentirsi a casa. E anche quest'anno in molti sono partiti da Gubbio per vivere la festa, ma anche per consegnare un dono particolare. La statua di Sant'Ubaldo, realizzata su modello originale e portata oltreoceano per quella processione che a Gubbio precede la corsa del pomeriggio e che là oggi ancora non esisteva. Ma in questo 2013 è tutto cambiato, come ha raccontato via Skype dagli Stati Uniti Alfredo Minelli, presidente della famiglia dei Sant'Antoniari. Diciamo, la novità più grossa di quest'anno è stata la processione della statua che tutta la comunità ogubina ha donato alla comunità di Jesup. E qui devo dire che c'è stato veramente un qualcosa di straordinario, perché non è stato facile, questo lo dobbiamo dire, organizzare questa processione, perché era la prima volta, per cui c'erano un po' di titubanze, o c'era da coordinare un po' gli orari, perché abbiamo chiesto ai ceraioli di Jesup di far partire la processione un po' come facciamo da noi, poco prima che i ceri iniziassero la corsa. E quindi siamo partiti con la statua di Sant'Ubaldo, che ha riscosso un qualcosa di veramente emozionante negli ogubini di Jesup, perché prima di tutto non si aspettavano una statua così fatta di grandezza, ma soprattutto della sua bellezza, e questo grazie ai tanti artigiani che volontariamente hanno voluto mettere a disposizione la loro professionalità per portare a termine questo progetto, che credo che per chi l'ha potuto vivere direttamente da vicino come me è stato ripagato ampiamente.